Ludovico Ariosto nasce a Reggio Emilia l'8 settembre 1474, quando Niccolò Machiavelli ha 5 anni e Leonardo da Vinci 22. 6 mesi più tardi nasce Michelangelo. Sua madre Daria è una nobildonna. Suo padre Niccolò è comandante dell'esercito estense. Da 19 anni Johannes Gutenberg ha inventato la stampa. Nel 1484 la sua famiglia si trasferisce a Ferrara. Ludovico studia giurisprudenza senza successo e si appassiona alla letteratura. Negli stessi anni conosce Pietro Bembo. Nel 1500, dopo la morte improvvisa del padre, si ritrova costretto a mantenere la famiglia. Accetta un incarico da capitano della Rocca di Canossa e inizia la sua carriera a corte. Dal 1503 è alle dirette dipendenze del cardinale Ippolito d'Este. Svolge funzioni diplomatiche. Scrive le opere teatrali Cassaria e Suppositi. Intorno al 1505 inizia la prima stesura del poema Orlando Furioso, che viene stampato 11 anni più tardi. Lo stesso anno muore Ercole I d'Este. Nel 1517 il cardinale Ippolito è nominato vescovo a Buda, in Ungheria. Ariosto rifiuta di seguirlo. Il suo nuovo protettore, il duca Alfonso, lo nomina commissario in Garfagnana nel 1522. Dal 1529 rientra stabilmente a Ferrara con la moglie Adriana. Allestisce commedie, La Lena e Il Negromante. Rientrando da una missione diplomatica a Mantova, si ammala e muore dopo alcuni mesi, il 6 luglio del 1533. Lascia incompiuta una commedia, alcune liriche latine e l'ultima versione del grande poema che lo renderà immortale.